Signore e signori, buongiorno. Oggi a Milano dovrebbe piovere e io ho deciso di prendere alcuni vestiti da casa, portarli in casa nuova. Casa ora come ora è un disastro letteralmente, e farvi vedere i vestiti che ho comprato negli ultimi mesi, perché quando li uso su Instagram mi tartassate le domande: che cos'è questo, dove l'hai preso, quanto costa? E quindi oggi rispondiamo a queste domande. In tutto questo abbiamo un problema comunque, cioè voi non avete un problema, ce l'ho io il problema, e cioè che non ho uno specchio tutto, come si dice, tutto corpo, l'altezza completa. Insomma, volevo fare una roba fina, vi mostravo tutti i pantaloni. Sì, però più sono pantaloni. Ci arrangiamo, in qualche modo si fa. In qualche modo si fa. Magari posso accendere queste luci qua. Oggi, col fatto che piove, tra l'altro, non c'è neanche tutta la luce naturale che di solito c'è qua dentro. Fa così? Così? Ok. E ci sono diverse cose che dovete considerare. Uno, qui dietro di me in teoria ci dovrebbe essere un armadio dove metterò anche uno specchio enorme, così ne risolviamo il problema. Però per il momento ci arrangiamo così come possiamo. E ho preferito fare il video qua perché ho detto, da, sto facendo tutti i video qui nella casa. Allora, questo video serve per rispondere alle domande che spesso mi fate su Instagram. Includete con pantalone tipo questo e mi riempite di direct in cui mi scrivete: ma che pantalone è? Ma questa felpa? E quindi voglio raccontare un attimino i miei ultimi acquisti dell'ultimo periodo, che non sono tantissimi. Non sono tantissimi perché rispetto a qualche tempo fa ho diminuito drasticamente la quantità di vestiti che compro, ma proprio drasticamente. E se è per quello, è cambiato anche moltissimo lo stile, nel senso, ora magari mi concentro molto di più su scegliere un pantalone e abbinarlo con una magliettina, una camicetta, però semplici di solito. Quindi oggi ho portato qui tre pantaloni, quattro se consideriamo questo, e una felpa, perché sono gli oggetti che più mi chiedete da dove provengono, e di conseguenza eccomi qua. Allora, partiamo con questo pantalone qui. Questo pantalone qui che ho comprato in realtà penso a inizio anno, ed è un pantalone della Nike che non dovrebbe costare neanche tantissimo. Ora mi informo bene sui prezzi. E la figata di questo pantalone è, vabbè, è un cargo bello largo, ma soprattutto è ACG, che vuol dire All Condition Gear. In teoria è adatto a pioggia, neve, non è impermeabile, però insomma è bello resistente e non ti crea troppi problemi se tu sei in giro e all'improvviso inizia a piovere, come dovrebbe piovere oggi. Quanto costa? Secondo me l'ho pagato sul 100 euro, qualcosa del genere. Ok, costano più o meno 130 euro, che per il pantalone che è una figata, soprattutto perché sono due pantaloni in uno. La cosa fighissima è che tu vieni qui e c'hai le cerniere colorate, guarda, qui è arancione e qui è blu, così sai anche riconoscerle, e se vuoi puoi fare una cosa di questo tipo, slacci via tutto e diventa un pantaloncino corto. Ora, io l'ho usato tipo solo una volta, e spesso una cosa che faccio, infatti la gente mi guarda malissimo, è andare in giro col pantalone così slacciato, così ho la presa d'aria e ho il ginocchio che esce. Sono un coglione? Probabilmente sì. Qui il modello è Nike ACG Cargo, se lo cercate lo trovate, anche in diverse colorazioni, e consigliato, magari non per l'estate, però consigliato. Prima di passare al prossimo pantalone vi parlo anche delle camicie. Ora, qui ad esempio ho una camicia che ho indossato settimana scorsa ed è ancora qui. È una camicia bianca normalissima, solo che se uno va a vedere da vicino è pieno di bei dettaglini. E questa camicia l'ho comprata per andare su Orient Express, tra l'altro, l'anno scorso. E se mi vedete con una camicia addosso, è molto probabile che sia una camicia di Etro, che è un brand in realtà molto famoso. Le camicie costicchiano comunque, però penso che la camicia sia un acquisto che dura davvero tanto e soprattutto si può abbinare in tantissime situazioni, quindi insomma spendo sempre soldi volentieri quando si parla di camicie o di cuscini colorati. Ah, aspetta, quasi dimenticavo, guarda che figata, c'è la cintura incorporata, quindi se tu fai così e magari hai bisogno di allacciare, fai così, fantastico. Questo è un altro classicone, questo è un jeans con una stampa bandana, ce l'avevo a Los Angeles, cos'era, a marzo, ad aprile, e ho ricevuto tantissimi direct a riguardo. Sono molto belli, sono come vedete molto baggy, sono oversize quasi. E questo jeans qui è di un brand che si chiama This Is Never That. L'ho trovato in una boutique qua a Milano, l'ho visto e ho detto bomba, preso, comprato. Questi costano circa 150 euro, si trovano ancora magari più online che davvero dipende dai negozi della vostra città, però sono davvero davvero
belli, perlomeno a me piacciono, e mettere un pantalone così, che è comunque un jeans, però leggermente più particolare, con una magliettina nera, una magliettina bianca, insomma, qualcosa di semplice sempre, e una bella scarpa sotto, easy. Easy. Per quello vi dicevo, ormai mi concentro più sul pantalone che sulla maglietta o su, comunque sulla parte alta, perché, boh, non lo so, più particolare. E non so se l'avete notato, ma ormai cerco di eliminare, ma proprio eliminare, ogni tipo di logo. Meno loghi ho addosso, più sono contento, a parte qualche eccezione rara, ma vabbè, tipo la felpa di Wanderlust, oppure, non lo so, il felpone di Gucci, quello là su what are we going to do with, about all this future, una roba del genere, però lì sono più, cioè, sono più particolari. Ecco, con questo spesso magari una cintura potrebbe far comodo. Questa che taglia è? Questa è una L, però l'ho presa apposta un po' più grande rispetto alla mia taglia, perché mi piace che cada proprio largo sulla scarpa, e questo è il mio bandana jeans. Andiamo avanti. Ora, questo è un attimino più particolare. È sempre bandana, però come vedete è multicolor. Il brand si chiama Viner. Ora non so se trovo quanto costa, perché sinceramente non me lo ricordo, però controllo subito. Ok, trovati? Ok, questi costano 116 euro. Sono sicuramente più particolari e più difficili da abbinare, nessuno lo mette in dubbio, però penso che per l'inverno possono essere interessanti. Tra l'altro sono belli pesantini, cioè dentro sono imbottiti, quindi sono un po' così, sembrano leggeri, sembrano quelle robe easy da estate, in realtà sono belli pesanti. Infatti quando li ho indossati un paio di volte quest'estate, perché ne avevo comprati, ho voglia di indossarli, ho fatto la schiuma. Ma detto questo, sono comunque molto carini, le tasche sono belle larghe, non c'è la cintura qui, ma abbiamo due zippettini al lato, quindi anche se sono un po' oversize non interessa niente a nessuno, si fa un po' così, e cadono davvero larghi, quindi qua ci metti una bella scarpa sotto, e comunque sempre, quindi scarpa semplice sotto, maglietta semplice sopra, e hai un bel pantalone che sicuramente attira l'attenzione. Infatti vabbè, non è per tutti i giorni. Ecco, prima di parlarvi dell'ultimo pantalone che ho acquistato, vi parlo di questa felpa qui, che è una felpa che mi vedete indossare spesso, soprattutto quest'estate l'ho indossata un bel po', perché è leggerina, quindi è la felpa perfetta da mettere la sera quando tira un vento e inizia a far freddo al mare, tipo se siete in montagna, ed è una felpa che è di Wanderlust, non so se è ancora disponibile sul sito, cerco al volo. Si chiama la Century Hoodie ed è la felpa che il team di Wanderlust ha realizzato per il 1600esimo anno dalla nascita della città di Venezia. Abbiamo fatto il Wanderlust lì l'anno scorso ed è una delle mie felpe preferite di Wanderlust, perché sono un amante dei colori un po' più chiari, poi con questo rosso, non rosso, non so che colore è di preciso, però non lo so, mi piace davvero tanto, e quando la indosso tantissime persone mi chiedono che felpa è, e di conseguenza ecco qua la risposta. Però di solito, raga, se avete questa stellina da qualche parte su un design, Wanderlust, così è più facile anche per il futuro. Ora ripeto, non so se è disponibile ancora sul sito, e no, purtroppo è sold out e il prezzo era 95 euro, però che ne so, se lasciate abbastanza commenti qua sotto e che vi piace, convinco gli altri a farne di nuove, magari per quest'autunno, non lo so. Bene, ma vi ho parlato anche della felpa, quindi ora vi parlo dell'ultimo pantalone, che insieme a questo forse è uno dei più particolari. Ora, qui ragazzi si vola, e dico si vola quasi letteralmente, perché tutto il tessuto che c'è su sto pantalone potrebbe essere usato per una mongolfiera probabilmente, o come tenda per la casa. Questo è un pantalone, ora non ho letto neanche la marca, ora vi dico quanto costa e dove si può trovare. È davvero oversize, questo dato è una taglia in più rispetto a quello che ho voluto prendere io, non è neanche la cintura, vedete, mi scende davvero tantissimo. Però era l'ultimo rimasto, ho detto caffè, mi piace davvero tanto, sono un attimino in questo mood oversize come vedete, e di conseguenza l'ho comprato lo stesso, anche se lo taglio in più. C'ha questi tasconi enormi, quindi in realtà è tipo un cargo, però oversize, abbastanza pesante. Anche questo l'ho usato d'estate, ho fatto la schiuma. Qui c'è praticamente un portaombrello, cioè cosa ci metto qua dentro? Così per il meme? Cioè potenzialmente potrei metterci questo e starebbe in piedi. Beh, più o meno. Tascone larghissime e mi piace un botto su, anche qui,
scarpa magari leggermente colorata, non so, una Jordan arancione, e sopra magliettina nera, outfit fatto, easy. Pezzo principale del pantalone, siamo tutti contenti. Allora, come si chiamano questi? Bella domanda. Dove c'è scritto? Eccolo, Story Mig. Ok, questi sono un attimino più costosi. Il brand si chiama Story Mig e questi stanno più o meno sui 400 euro, quindi già sono prezzi più impegnativi, ma come avete visto gli altri pantaloni invece sono più o meno sul centinaio, e credo che per valorizzare un outfit il pantalone, cioè rispetto al solito skinny jeans o il pantaloncino corto, magari conviene un po' investire di più nella parte bassa, ecco. Questi costano 400 circa, poco più poco meno, dipende dove li trovate, e a me piacciono tanto, e quindi niente, dovrei aver risposto a tutte le domande che mi avete fatto su diciamo gli indumenti che mostro ogni tanto nelle, cioè che non è che mostro, sì li mostro, ma mi capita di mostrarli. E questo è quanto. Ci sarebbero anche dei cappellini, delle robe, però sono talmente disparati. Poi sai, il cappello dipende tantissimo dalla testa della persona. Io ragazzi, da quando mi sono rasato, metà dei cappelli che ho non li posso più usare, perché mi stanno male senza capelli. Devo usare solo cappelli che stanno bene sulla mia testa. Discorso tutto strano, ma detto questo, io vi ringrazio per la visione. Ora mi levo questo pantalone, sto facendo davvero la schiuma, anche se oggi non c'è il sole, fa un caldo boia, e noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi contenuti. Ciao a tutti.